Scusi, posso fare una telefonata? Interurbana, urbana, cellulare. 4,50 € anticipate. Oh, Madonna, ma io il numero nuovo non ce l'ho. Scusi, io non avrei telefonato e mi dispiace. Ma guarda tu, mica si accorgono. La signora Barletta Rosalba è desiderata al telefono. Sono io. Pronto? Ma dico io, è possibile, sempre tu devi essere. Ebbene, siete andati senza di me, ero in bagno. E che ci hai fatto? Ti sei addormentata nel cesso? Lo sai mo che casino dobbiamo fare per tornare a pigliarti? Si sballa tutto il programma di 2 ore. Però potevate anche controllare. Adesso la colpa sarebbe nostra. Guarda che l'unica che non sta qua sei tu. Statti ferma là e non ti muovere almeno. Ciao. Ciao. Grazie. Oh, mi scusi, sono un disastro. Non è mai come me. Si figuri che mio figlio e mio marito mi hanno dimenticata qui. Scusi, ad scendere? Non fumo, mi dispiace. Non si preoccupi. Scusi, ad scendere? Oh, ma mi scusi, è che sono distratta. Sa, una volta. Ma guarda tu che modi. Allora mi diceva, l'hanno dimenticata qui e dove andavate di bello? Una gita organizzata, sa, di quelle dove si vendono le pentole. Le pentole? Ma allora che culo che l'hanno dimenticata qui? Ma mi parli di quest'uomo che l'ha dimenticata qui e che cosa pensa di fare? Lui ha detto di aspettare qui, ma io pensavo di tornarmene a Pescara. Ma magari do uno strappo io, sono di strada, vado vicino a Venezia. Venezia, che bello. Non ci sono mai stata. Mai stata a Venezia? Prima o poi deve andarci. Ma mi dica, di quest'uomo che l'ha dimenticata qui, dove l'ha conosciuto? A Pescara. Ah, io il mio l'ho conosciuto a Kathmandu 8 anni fa. Lui voleva fare il musicista. Poi si è messo a lavorare col padre che aveva un panificio. Adesso c'è tutto in mano lui. Si è inventato 10.000 pani del casso, sesamo, alghe, tartufi. Guadagna una barca di soldi. Laggiù non mi aveva dato l'impressione di uno con la testa per gli affari. Era fumato dalla mattina alla sera. Non facevamo altro che scopare come ricci. Quando sono tornata quasi non ci pensavo, aveva 10.000 casini con il locale. Invece un bel giorno me lo trovo davanti che mi sorride. Chi? Lui, lo stronzo, che non si era ancora manifestato in tutta la sua stronzaggine. Io ero là con i miei cavoletti di Bruxelles in mano e lui mi fa: Ciao, cucciola. No, cioè, cucciola, a me non l'aveva mai detto nessuno. E allora, appena lui fa un fischio, io corro. Insomma, loro ti hanno dimenticata qui e tu hai deciso di fargli un bidone. Ma no, ma che bidone. Ho solo pensato di tornarmene a Pescara. Non mi capita mai di stare un giorno da sola in casa. Poi in casa c'è sempre tanto da fare. Ma dai che ti do un passaggio con la mia Vespa. Ma è stata Venezia? Sorbola è così bella. Dai, monta. Sai guidare? Vai, guida. Ma dove cazzo vai? A Venezia.